Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video dove parleremo dell'ultima arrivata in casa Insta360. Stiamo parlando della One RS. Ma non perdiamo altro tempo e buttiamoci subito nell'azione. Partiamo subito da un veloce unboxing per vedere cosa ci viene fornito nella confezione, che nel nostro caso è nella versione Twin Edition. All'interno troviamo il core unito al modulo 4K, subito sotto troviamo il modulo in 360 e ancora più sotto troviamo la batteria, che in questa nuova versione è stata migliorata in termini di capacità, arrivando a 1445 mAh. In una scatolina separata troviamo invece il nuovo frame, il panno per pulire le lenti, il coprilente per il modulo 360, il cavetto e il libretto di istruzione e gli adesivi. Passiamo ora alla parte di utilizzo, che mi ha stupito positivamente, soprattutto paragonandola alla vecchia versione, in particolare col modulo 4K che non era troppo performante. Ho utilizzato questa nuova camera come sempre tra i monti, come di consueto nelle mie recensioni action. L'ho portata in mezzo alla neve sotto lo zero in mezzo ai ghiacciai, ma l'ho portata anche in alcuni trail in mountain bike. E vediamo un po' quali sono le mie impressioni e come si è comportata. Tutte le riprese che ho effettuato, che avete visto nell'introduzione e che vedete in questo video, sono state fatte col modulo 4K in 4K a 25 fps o 50 fps, quando volevo fare qualche ripresa da cui estrapolare magari un piccolo slow motion. E devo dirvi la verità, appena scaricati i video sul mio Mac sono rimasto super colpito. Avevo in mente la qualità della vecchia versione, ma questa One RS è un altro pianeta. Il sensore più grande da mezzo pollice e i 48 megapixel si vedono tutti. Le immagini, soprattutto con condizioni di luce ottimale, sono nitide, sono belle, hanno dei bei colori naturali e sono del tutto soddisfacenti. E anche in mezzo ai boschi con la mountain bike, dove spesso le action cam faticano a mantenere un certo tipo di qualità, impastando un po' foglie, rami e quant'altro nella vegetazione, in questo caso ho notato veramente un buon risultato. Lo sfondo, le foglie, tutto quello che comunque è in movimento non si impasta più di tanto, anche con condizioni di scarsa luminosità. E questo è davvero un punto a favore, mi ha davvero davvero colpito. La stabilizzazione flow state ora è finalmente in camera e funziona benissimo. Soffre un po', come soffrono tutte le action cam sul mercato, le condizioni di poca luce, dove inizia un po' a vibrare. Però c'è da dire che questa cosa è spiegata molto bene e la stabilizzazione in ogni caso funziona sempre al meglio con condizioni di ottima luce. Non possiamo pretendere troppo da questi prodotti così piccoli, che già al loro interno racchiudono un sacco di potenza. Anche a livello fotografico i 48 megapixel e sensore più grande si vedono subito. Le foto della vecchia versione non erano granché e non potevano essere assolutamente paragonate alle foto di concorrenti come GoPro. Ma qui il gioco è totalmente cambiato. Le foto sono davvero belle. Ci sono anche alcune modalità di HDR intelligenti che vi permettono di ottenere risultati ottimi senza neanche fare troppa post-produzione. Il modulo 4K, come anticipato prima, non è l'unico aggiornamento, ma l'aggiornamento principale che migliora notevolmente il tutto è il nuovo core. Il nuovo processore all'interno del core velocizza il tutto, rende l'utilizzo molto più fluido e in nessuna situazione ho avuto blocchi di nessun tipo. E qua devo fare veramente i complimenti a Insta, perché sul vecchio modello più volte mi era capitato purtroppo che mi si bloccasse in situazioni inspiegabili, non dovute al freddo, al caldo o a riprese particolari, ma si bloccava. Questo nuovo modello, questa One RS, l'ho utilizzata davvero in condizioni più disparate e non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Sempre reattiva, touch molto funzionale, anche se lo schermo è un po' piccolo, ma chi se ne frega. Diciamo che è una cosa a cui siamo disposti a rinunciare per la modularità. E insomma,
Molto bene questo nuovo core che dà un boost totale a tutta l'esperienza e permette anche alcune funzioni come la stabilizzazione flow state direttamente in camera senza fare ulteriore post-produzione. Anche in termini di connessione col telefono, di wifi, di velocità di utilizzo dell'applicazione, tutto super fluido, nulla da segnalare, davvero davvero un gran bel lavoro da questo punto di vista. C'è da dire che negli ultimi anni, almeno non sia solo la mia impressione, ma Insta360 sta investendo molto lato software e lato ottimizzazione dell'utilizzo. Ci sta abituando a non rilasciare più solo dei prodotti fini a se stessi, ma un ecosistema che funziona perfettamente in ogni suo aspetto. E questa, a mio parere, è una grande scelta, perché gran parte delle persone e degli utenti che utilizzano queste camere le utilizzano solo da smartphone, quindi è fondamentale che smartphone e fotocamera funzionino bene e in simbiosi. Come anticipavo prima, nulla da dire sul modulo 360, rimane lo stesso, nel complesso è ottimo, anche se personalmente preferisco la One X2 perché, essendo più stretta, in fase di stitching lavora meglio. Con la One RS a volte si può notare l'unione delle due immagini. Niente di così negativo, parliamoci chiaro, è comunque un ottimo prodotto e abbinato a strumenti come l'Invisible Selfie Stick il risultato è sempre fighissimo, come in queste riprese in snowboard dove sembra che ci sia qualcuno che mi stia seguendo o anticipando per riprendermi al meglio. Una delle novità che ho apprezzato particolarmente è sicuramente il nuovo frame, che permette con questa nuova apertura di sfilare la camera senza problemi, così da poter cambiare i moduli in velocità e senza sforzo. Questo è un passo in avanti notevole, perché nella vecchia versione, soprattutto con moduli come quello da un pollice Leica, era necessario svitare il vetrino per poter togliere la camera e cambiare i moduli. In questo caso, con questa nuova apertura, tutto questo non è più necessario. Vi basterà aprire lateralmente, sfilare la vostra camera e il gioco è fatto, ragazzi. Bellissimo. Veramente, veramente uno strumento fondamentale. Bravissimi anche in questo caso, perché questo upgrade era quasi più fondamentale di tutto il resto. Sempre su questo nuovo frame troviamo questa piastra, che è un dissipatore di calore e aiuta anche a coprire il microfono per avere un audio migliore, soprattutto mentre state pedalando o comunque c'è del vento contro. Devo dirvi la verità, io con o senza dissipatore non ho notato grandi aumenti di temperatura o problemi di questo tipo, però mi fido che serva qualcosa il fatto che sia lì. E a livello audio personalmente mi preoccupo poco dell'audio in queste camere, perché sono action cam, servono per altri scopi, quindi non mi aspetto che l'audio sia pulito, non mi aspetto che l'audio sia perfetto, e se necessito davvero di un buon audio attacco un microfono esterno, perché è l'unica soluzione per avere un buon audio da questi tipi di camere. In generale, comunque, case o non case, devo dire che il design di questa camera è davvero figo. Le rifiniture, i materiali, cioè, sono di qualità e proprio al primo tocco ve ne accorgete subito. In generale, comunque, sono rimasto soddisfatto da questa camera, che oltre a rivelarsi particolarmente di qualità, sopra le mie aspettative, sarò proprio sincero, si è anche rivelata davvero affidabile. Col vecchio modello, con la One R, mi era capitato più volte che mi si bloccasse, mi si frizzasse, di dover staccare il modulo batteria per riavviarla, ma con questa nuova RS nessun tipo di problema. Come vi anticipavo prima, l'ho portata in mezzo ai ghiacci a temperature abbondantemente sotto lo zero, l'ho usata al caldo, l'ho usata in clima umidi con un po' d'acqua. Mai nessun tipo di blocco, mai nessun tipo di problemi di affidabilità. Da questo punto di vista è sicuramente la camera migliore sul mercato. Non è solo un modo di dire, non sto straparlando, io sono un gran utilizzatore di GoPro e apprezzo tanto GoPro, ma lato affidabilità, soprattutto negli ultimi modelli, soprattutto anche lato batteria, lasciamo stare. Cioè, in una giornata bisogna essere... sperare che GoPro vi faccia portare a casa il lavoro, che non si scarichi, che non vi abbandoni sul più bello. Questa camera qui, ma anche la versione vecchia, ma anche la One X2, a livello di batteria e di affidabilità sono di un altro livello.
mai un problema di batteria. E vi dirò di più, in giornate intere tra le montagne io non sono riuscito mai a scaricare la batteria piena di nessuna di queste camere, cioè le riesco a utilizzare tutta la giornata, naturalmente non riprendendo 24 ore di attività, ma selezionando quando voglio riprendere, però riesco a portarmi a casa con una batteria a camera tutta la giornata, una cosa che è davvero impensabile se paragonata a GoPro, che soprattutto in ambito invernale sono fortunato se non mi abbandona già al mattino quando sto uscendo di casa appena sento un po' di freddo che c'è fuori, ecco. Ma veniamo dunque alla conclusione di questo video. A chi consiglio questa camera e soprattutto vale il prezzo a cui viene venduta? A primo impatto il prezzo di 570 euro può sembrare un po' alto, ma non lo è, perché voi alla fine dei conti state acquistando una action cam e una camera 360 assieme, che se doveste comprare separatamente spendereste almeno il doppio dei soldi. Di conseguenza questo è un prodotto che consiglio a chi non ha il budget necessario per comprarsene due, ma che vuole comunque averle entrambe e divertirsi con entrambe. Dico solo per chi non ha il budget, perché almeno personalmente, per avere il massimo della qualità sia dal punto di vista dell'action cam che della 360, è necessario avere due camere diverse. A mio parere la One X2 funziona molto meglio e anche il risultato finale è più bello, è più nitido, è, non lo so. Si vede che è un altro tipo di pasta, che è fatta apposta per quello, e sul modulo comunque 4K ci sono anche altre action cam che tranquillamente possono competere, come può essere anche GoPro, che arriva addirittura oltre il 5K. Quindi è il prodotto perfetto per chi vuole avere versatilità, vuole avere un solo prodotto in tasca. E sì ragazzi, vale tutti i soldi che spendete per comprarla. Questa Twin Edition veramente per 570 euro è la camera perfetta se volete avere tutto senza spendere un'enormità, ragazzi. Un altro punto di vista che va un po' a sfavore e un po' a favore è che questa Action ha un case. Il case ormai è una cosa che è da un po' che non vediamo sulle concorrenti e fa sì che inserendola diventi ancora più ingombrante. Di conseguenza è proprio per questo che dico che è un prodotto perfetto per chi cerca la versatilità, perché per altri aspetti potrebbe non essere il prodotto perfetto. Comunque sottolineo e continuo a sottolineare che il prodotto è ampiamente sufficiente e la qualità è ottima. Io parlo da un punto di vista comunque anche personale e professionale, avendo la possibilità di avere sia un action cam che una X360 One X2, mi piace avere le due cose separate per poterle utilizzare al meglio in ogni situazione. Detto questo, so benissimo che gran parte di voi e una grande fetta di utenti ha bisogno di versatilità in un unico corpo, quindi se questo è quello che cercate, la Insta360 One RS è sicuramente la camera perfetta. Ed eccoci alla fine di questo video, che spero vi sia tornato utile. Vogliamo ringraziare soprattutto Insta360 per supportarci e darci la possibilità di testare sempre i loro prodotti in anteprima o comunque in brevissimo tempo. Quindi grazie mille a Insta360 e ragazzi, vi consigliamo di continuare a seguirci, perché in futuro, nei prossimi mesi e settimane, usciranno un sacco di video per istruirvi e per aiutarvi a usare al meglio le vostre videocamere Insta360. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete nessun aggiornamento. Come sempre, in descrizione trovate tutti i nostri link ai prodotti e servizi che vi consigliamo, e se avete qualunque dubbio o domanda, i commenti qui sotto sono sempre aperti. Scriveteci pure. Ciao a tutti! E ci vediamo nel prossimo video.